La concubina di Titone antico già si imbiancava al balco d'Oriente, fuor delle braccia del suo dolce amico. Di gemme la sua fronte era lucente, posta in figura del freddo animale che con la coda percuote la gente. E la notte, dei passi con che sale, fatti avea due nel loco ov'eravamo, e il terzo già chinava in giuso l'ale. Quand'io, che meco avea di quel d'Adamo, vinto dal sonno, in su l'erba inchinai, là ve già tutti e cinque sedevamo. Con i versi che aprono il nono canto del Purgatorio, che abbiamo appena ascoltato, Dante ci dice l'ora del giorno in cui si trova, cioè circa fra le 2 e le 3 di notte del 10 aprile. E lo fa con una precisione astronomica, perché mette in contrapposizione l'ora del mondo di là con l'ora del mondo di qua. Ci dice infatti Dante che mentre in Italia il cielo comincia a biancheggiare e si vedono ancora le stelle della costellazione dei Pesci, lì dove si trova lui, in cielo, si vedono le stelle della costellazione dello Scorpione, il freddo animale che con la coda percuote la gente, come abbiamo sentito, perché col veleno che c'è nel pungiglione, nella coda, lo Scorpione fa del male, uccide. Quindi da tutti questi ragionamenti astronomici si è dedotto che sono circa le 2 o le 3 di notte. Dante si trova lì in carne ed ossa, come ben sappiamo, quindi, a differenza delle anime disincarnate che sono lì nel purgatorio, come era anche nell'inferno, Dante è sottoposto alle leggi del corpo fisico e quindi a un certo punto, vinto dalla stanchezza, vinto dal sonno, si lascia andare a terra e si addormenta, mentre vicino a lui ci sono Virgilio, Sordello, Nino Visconti e Corrado Malaspina, come abbiamo visto nel canto precedente. Mentre Dante dorme, sogna che un'aquila con le ali dorate arriva dal cielo per prelevarlo e portarlo in alto. Qui Dante si paragona a Ganimede, personaggio della mitologia greca. Questo Ganimede era figlio di Troo, dal quale discese poi la stirpe dei troiani, ed era il più bel giovane che ci fosse sulla terra in quel momento, tanto che gli dèi lo vollero con loro su nell'Olimpo per farne il loro coppiere. E allora Zeus mandò la sua aquila a prelevare questo Ganimede per portarlo su in mezzo agli altri dèi. Poi, in seguito, gli astronomi posero Ganimede fra le costellazioni, chiamandolo Acquario. Quindi nel sogno Dante vola verso l'alto, preso fra gli artigli di questa aquila con le ali dorate, come ho detto, che lo porta fino alla sfera del fuoco, del quale Dante sente tutto il calore, si sente bruciare e quindi, scosso da questa violenta sensazione di calore, Dante si sveglia. Però si sveglia in un posto diverso dal quale si era addormentato, con sua grande meraviglia. E qui dice di provare la stessa sensazione di smarrimento che provò Achille quando si svegliò improvvisamente nella corte del re Nicomede a Sciro. Qui Dante si rifà ad un episodio molto noto della vita di Achille, cioè Teti, la bellissima dea Teti, che era la madre di Achille, sapendo che Achille, se fosse andato a combattere a Troia, non sarebbe più tornato, per cercare di salvarlo a tutti i costi, andando anche contro il destino che era già stato scritto per lui, lo addormentò mentre, ancora giovinetto, si trovava presso il centauro Chirone, che fin da quando era piccolo lo aveva preso con sé per istruirlo nelle scienze e nelle armi, come aveva fatto con tanti altri eroi della mitologia greca. Quindi
Quindi Teti, dopo aver addormentato Achille, lo trasportò a Sciro, presso la corte del re Nicomede, per metterlo al sicuro, nasconderlo e non farlo partire per la guerra di Troia. E lo fece addirittura travestire da donna, in modo che nessuno potesse riconoscerlo. Però Ulisse riuscì a scovarlo e con una delle sue solite diaboliche astuzie riuscì a smascherarlo, in modo che Achille, riconosciuto da tutti, fu costretto a partire per la guerra di Troia, dalla quale, come sappiamo, non tornò più. Quindi, Dante, quando si risveglia, si meraviglia e prende dello sgomento perché si ritrova in un posto diverso da quello nel quale si trovava quando si era addormentato, come ho detto, e vede vicino a sé soltanto Virgilio. Non vede più gli altri che erano con lui quando si stava addormentando. Non solo, ma vede che il sole è altissimo, è a mezzogiorno, quindi ha dormito parecchio, e vede il mare dall'alto, quindi comprende che si trova ad un'altitudine più elevata, più alta di quella nella quale si trovava quando era giù nella valletta dei principi. Virgilio allora lo rassicura, dicendogli che si trova ormai praticamente nel purgatorio vero e proprio. E gli racconta che mentre lui dormiva è scesa dal cielo una donna che si è qualificata come Lucia, che lo ha preso e lo ha portato davanti all'ingresso del purgatorio, invitando anche Virgilio a seguirla. Dopodiché, questa donna beata se n'è andata tornando verso il cielo. E tutto questo è successo mentre Dante sognava di essere portato in cielo da un'aquila. Quindi il fatto reale è coinciso col sogno di Dante, che ha fatto poco prima del risveglio. Ecco perché ho detto che secondo la tradizione i sogni che si fanno poco prima di svegliarsi sono di solito veritieri. Qui qualcuno, non mi ricordo chi, ma qualcuno ha fatto notare che aquila, scritto con la C anziché con la Q, è l'anagramma di Lucia. Avanza una A in più, però le altre lettere anagrammate fanno Lucia. Quindi forse per questo motivo Dante ha fatto collimare l'aquila con Lucia, che è una delle tre donne. Ecco ancora riapparire questo famoso numero 3, che si presero cura di Dante, perché come ti ricorderai, come fu raccontato nell'Inferno, la Madonna, per salvare Dante dalla situazione nella quale si trovava nella Selva Oscura, chiamò Lucia, la quale si recò da Beatrice incaricandola di salvare Dante. E Beatrice andò poi da Virgilio nel limbo, incaricandolo di pregare di andare ad aiutare Dante per fargli fare tutto il percorso che adesso Dante sta facendo. Quindi ecco qui Lucia, una di queste tre donne. Allora Dante e Virgilio si incamminano lungo il percorso indicato da Lucia. E qui Dante si rivolge nuovamente al lettore perché gli dice testualmente: Lettor, tu vedi ben com'io innalzo la mia matera, e però con più arte non ti maravigliar s'io la rincalzo. Cioè dice Dante che qui adesso il corpo della materia che lui sta trattando si sta innalzando sempre di più, per cui anche la poesia che lui sta usando sta prendendo quota, si sta innalzando sempre di più. Dante dice di vedere una porta nel balzo della montagna che inizialmente sembrava una crepa, una rottura nella parete della roccia. E davanti a questa apertura vi sono tre gradini. Ah, ecco ancora il numero 3. E un guardiano seduto in alto con i piedi che poggiano sul terzo gradino, quello più in alto. Questo guardiano, zitto, impugna una spada, la cui lama riflette i raggi del sole. Il volto di questo guardiano, che è un angelo, si è capito benissimo, è luminosissimo, tanto che Dante fa fatica a guardarlo. E allora
l'angelo chiede a Dante e Virgilio cosa vogliono, perché sono lì e dov'è la loro scorta, perché evidentemente chi arriva lì deve essere accompagnato da qualcuno. Allora Virgilio spiega che loro sono lì per volere di una donna celeste, di Lucia, che è venuta lì appositamente per fargli arrivare fino a quel punto lì. Allora l'angelo li fa avvicinare e Dante è costretto a salire i 3 gradini, che sono di 3 colori diversi. Il primo è di colore bianco ed è talmente lucido, talmente liscio, che Dante vi si può specchiare dentro. Il secondo è di colore nero ed è crepato, sia nel senso della lunghezza che nel senso della larghezza. Il terzo e ultimo gradino, sul quale l'angelo poggia i piedi, è di colore rosso. Quindi abbiamo il bianco, il nero e il rosso. Sono 3 colori che abbiamo già incontrato nell'inferno, se ti ricordi. È precisamente alla fine dell'inferno, che sono i colori delle 3 facce di Lucifero, che Dante descrive come una nera, una tra il bianco e il giallo e l'altra rossa. Qui abbiamo il bianco, il nero e il rosso dei 3 gradini. Quindi all'inizio del purgatorio troviamo questi 3 colori che abbiamo trovato alla fine dell'inferno. L'angelo è davanti ad una porta che sembra fatta di diamante. Virgilio invita Dante a salire, ad avvicinarsi all'angelo, e gli chiede di aprire quella porta in modo che possano proseguire, cosa che Dante fa. Dante sale i 3 gradini, si inginocchia davanti all'angelo, gli chiede di aprire quella porta e si batte 3 volte il petto in segno di contrizione. E allora a quel punto l'angelo con la punta della sua spada incide sulla fronte di Dante 7 P, che stanno per peccato, dicendogli che quelle P gli verranno poi cancellate una dopo l'altra man mano che Dante procederà sui 7 ripiani del purgatorio. Poi, da sotto il vestito grigio, dice Dante, dell'angelo, di color cenere, l'angelo estrae 2 chiavi, una d'argento e una di oro, che dice di aver ricevuto da San Pietro. E prima con la chiave d'argento e poi con la chiave di oro, l'angelo apre la porta che fa introdurre nel purgatorio. Qui abbiamo un'altra sorprendente simmetria con l'inferno, perché nel 9° canto dell'inferno Dante e Virgilio si sono trovati in una situazione analoga. Cioè, nel 9° canto dell'inferno Dante ha raccontato che nella palude Stigia lui e Virgilio erano arrivati davanti alle mura della città di Dite, però i diavoli avevano chiuso in faccia a loro le porte per non farli proseguire. E allora ecco arrivare dalle acque dello Stige uno, Dante non precisa chi sia questo personaggio, dice uno, che camminava sulle acque dello Stige senza bagnarsi i piedi e che una volta arrivato davanti alle porte della città di Dite, con una verghetta le spalancò, le schiantò, facendo proseguire Dante e Virgilio. Quindi qui la situazione è praticamente la stessa. Questa volta un angelo, Dante precisa questa volta che si tratta di un angelo, con le sue chiavi apre le porte del purgatorio, permettendo a Dante e Virgilio di continuare il loro percorso. Quindi 9° canto dell'inferno, 9° canto del purgatorio, stessa identica situazione, altra sorprendente simmetria. Ma non ci dobbiamo meravigliare di queste simmetrie che stiamo notando, perché tutto sommato l'inferno e il purgatorio sono 2 mondi analoghi, sono 2 mondi di sofferenze, di pene, sia pure con situazioni diverse, perché le sofferenze dell'inferno durano per sempre, per tutta l'eternità, mentre le sofferenze del purgatorio hanno una durata limitata. Però, essendo comunque tutti e due
due mondi di sofferenze, Dante ha voluto creare tutte queste analogie, tutte queste simmetrie proprio matematiche fra l'inferno e il purgatorio. Una volta aperta la porta del purgatorio, l'angelo dice a Dante e Virgilio di non voltarsi indietro una volta entrati, perché altrimenti perderanno la grazia di Dio. Ora faccio notare che questa ingiunzione di non voltarsi indietro se non a rischio di gravi conseguenze ha dei precedenti illustri. Uno è nella mitologia, perché ne parla il mito di Orfeo, Orfeo, il famoso cantore che col suo canto e la sua lira riusciva ad incantare perfino gli animali più feroci. Quando morì la sua amatissima Euridice e fu portata giù nell'Ade, nel regno di Plutone, Orfeo vi si recò cercando in tutti i modi di riaverla e di riportarla con sé sulla terra, sulla superficie. Col suo canto, con la sua musica, riuscì a persuadere i guardiani dell'Ade che gli concessero di riportare con sé Euridice, però gli dissero di non voltarsi mai indietro mentre ritornava in superficie, altrimenti l'avrebbe persa. Quindi, Orfeo davanti ed Euridice dietro, tutti e due si incamminarono per ritornare nel mondo di superficie, nel mondo dei vivi. Però a un certo punto Orfeo, non sentendo nessun rumore, non sentendo parlare nessuno, fu preso dal dubbio se Euridice lo stava seguendo e si voltò per controllare. Vide Euridice, ma in quel momento i guardiani dell'inferno, dell'Ade, la ripresero e la riportarono giù con loro. E quindi Orfeo perse per sempre la sua Euridice. L'altro episodio, invece, lo troviamo nella Bibbia, quando Lot e la sua famiglia fuggirono da Sodoma, che doveva essere distrutta dagli angeli di Dio. Ma quando gli angeli permisero a Lot di fuggire da Sodoma per non morire insieme a tutti quanti gli altri abitanti, dissero a Lot di non voltarsi mai indietro. Invece, quando si furono allontanati un tantino dalla città, sentendo tutto il fracasso, il frastuono che stava succedendo, la moglie di Lot, presa dalla curiosità, si voltò per vedere cosa stava succedendo. Ma quando si voltò, istantaneamente fu tramutata in una statua di sale. Quindi vediamo questi due precedenti nei quali è detto che voltarsi indietro può essere deleterio. E questa è l'ingiunzione che l'angelo fa a Dante e a Virgilio. La porta del purgatorio aperta dall'angelo cigola terribilmente. Quando però Dante la vede aperta, appena si avvicina, sente al suo interno cantare il Te Deum Laudamus, che viene cantato per festeggiare l'ingresso nel purgatorio di un'anima penitente. Però questo canto è interrotto dal cigolio della porta. Tanto che Dante paragona questa situazione a quando in chiesa si sente questo canto che si alterna alle note dell'organo. Così come qui questo canto si alterna col cigolio della porta del purgatorio. E quando fuor nei cardini distorti gli spigoli di quella regge sacra, che di metallo son sonanti e forti, non rugghiò sì né si mostrò sì acra Tarpea, come tolto le fu il buono metello, perché poi rimase macra. Io mi rivolsi attento al primo tuono, e Te Deum Laudamus mi parei udire in voce mista al dolce suono. Tale imagine appunto mi rendea ciò che io udiva, qual prender si suole quando a cantar con organi si stea, cor sì, or no, s'intendon le parole. A conclusione di questo bellissimo, lasciamelo dire, nono canto
del Purgatorio, io ti invito, se ancora non l'hai fatto, a iscriverti al nostro canale YouTube Il Maestro Sei Tu, cliccando anche sulla campanellina, così potrai essere sempre aggiornato e informato sui video che vengono pubblicati. E se questa puntata ti è piaciuta, mandaci il tuo like, scrivici due parole di commento e condividi magari questo video nei tuoi social con i tuoi amici. Io voglio ringraziare come al solito il nostro supporter libreriaitalia.it e ovviamente anche te per avermi seguito, dandoti appuntamento alla prossima puntata.